Ciao raga, eccoci qua. Oggi vi faccio vedere tutti i prodotti tech e i relativi accessori che io ho qua con me in vacanza. Se vedete qualcosa muoversi, è Frankie, è dentro con l'aria condizionata. Allora, partiamo dalla cosa con cui sto registrando. Sto registrando col mio iPhone 11, cavalletto rosso che vi farò vedere alla fine del video. E poi niente, adesso partiamo dagli altri prodotti. Questo è Apple Watch con i suoi relativi cinturini. Sono quattro cinturini, ve l'ho già fatto vedere in un video: bianco, rosa, rosso e grigio, che è quello che è qua davanti. Ho anche, per quanto riguarda questo Apple Watch, ho preso questa cover in vetro, proviamo, e me la porto dietro perché nel caso servisse. Ovviamente c'ho anche il suo caricatore, no? Questo è essenziale, siccome non ho altri caricatori per Apple Watch che siano abbinati. Poi partiamo alle cose un po' più fondamentali. Qua il mio iPad è quello di sesta generazione, 9,7 pollici, con il suo caricabatterie preso da da Comet ed è della Cellular Line. Poi ho queste cuffie, sono non le sto ad aprire perché sennò proprio mi si collegano con il telefono. Sono delle AirPods Pro clone. Poi adesso partiamo da questi. Ho quattro power bank dietro, non sto scherzando. Vabbè, il primo è questo che è scarico. Poi ho dentro, io ho l'abitudine di nella borsa di mettere tutte queste cosine qua con delle cose dentro per evitare di far casino nella borsa. E ci sono uno, due, tre power bank. Poi c'è anche uno di quelli che serve per registrare con l'iPad. E ho due cuffie con attacco Lightning per l'iPhone. Vedete? Sono tutte e due del mio iPhone 8, per il semplice fatto che, non so se notate, questa è un po' è stata immersa nella Coca-Cola, cioè mi è caduta proprio dentro il bicchiere la cuffia, e quindi dopo mi sono comprata un paio di cuffie nuove. Quelle del mio iPhone attuale ancora non le ho aperte e stanno lì. Poi ho un altro di questi, sempre per iPad, che serve per tenerlo fermo. Voi ci mettete l'iPad e lui sta fermo. Ah, ho dimenticato di inserirlo qua. Questo, ok. Poi ho questo cavalletto qua, che lo uso dentro il mio borso, lo tengo. Inizialmente non c'era questo qua. È da comprare a parte, in poche parole. Io però avevo un bastone per i selfie che non funziona più, è rotto, allora l'ho preso da di lì e ho appunto creato, l'ho messo qui. Questo si allunga e si accorcia in base alle esigenze, quindi diciamo così. Poi ho questo caricatore qua a tre fili. Tre uscite. C'è la ragazza qua di fronte che sta ascoltando della musica. USB, micro USB e Lightning. Lightning lo uso per il telefono, micro USB io lo uso per i power bank oppure per questa basetta di ricarica wireless, che dopo vi farò vedere la comodità di questa basetta. E vabbè, Lightning per il mio telefono. Non lo uso per l'iPad perché è troppo debole come caricatore. Poi ho questo affare qua che ho preso 3 giorni fa, comodo. Ci va dentro il telefono. Volendo si può anche usare così normale da metterlo dentro la borsa oppure mettere la tracolla. Lo trovo molto utile, ce l'ho sempre dietro. Poi ho queste lenti qua che sono qua dentro. Erano già alloggiate così,
che le avevo prese per fare dei video, ma ancora non ho capito bene come funzionano, lo capirò. Qua c'è uno straccettino di stoffa, applicatore per le lenti, c'è quello che le tiene ferme, e le lenti. Sono quattro lenti. Pagate tipo 5,99, una roba del genere. Poi adesso qua vi faccio vedere una cosa che forse non vi ho mai fatto vedere. Ed è, oltre al numerose paio di cuffie che non me ne faccio più per il mio telefono, che sono queste. Queste non sono originali, non sono originali Apple, però va bene. Poi ho anche queste, sempre non originali Apple, adattatore per adattare le cuffie con jack normale al mio telefono. E ho anche queste qua dei vecchi iPhone 4, 4S, così. Ho una cosa che non. Anzi, due, però una forse ve l'ho fatta vedere in uno dei miei primi video. Quella cosa che forse non vi ho mai fatto vedere è questo. Questo soltanto chi conosce Apple bene, bene, bene sa che cos'è. Questo è un iPod Shuffle da 2 giga. Sono quelli che si attaccano ai pantaloni per chi va a correre. Quella, vabbè, no, già stavo a far danni. L'ho usato pochissime volte, praticamente come nuovo. Questo è il caricatore, raga. Si carica dal jack per le cuffie. E queste cuffie qua, anche se non sono originali, sono andate a questo iPod qua. Perché ci sono i controlli. Vedete? Ci sono i controlli come quelli del telefono, ok. Poi ho questo auricolare Bluetooth qua che sinceramente fa anche un po' schifo. Si sente pianissimo, raga, ma molto piano. E non lo uso mai praticamente. E niente, questo è. No, ok, vi devo far vedere altre due o tre cose prima. Comunque adesso ve le faccio vedere subito. Ci becchiamo dopo. Come potete vedere, questo mi è molto comodo perché io la sera, magari quando arrivo a casa tardi, che sono stata fuori così, io faccio questo. Vedete? Io lo appoggio e lui va in carica senza bisogno di star lì a perdere tempo, cercare il filo per mettere in carica il telefono. Poi, questo è l'adattatore che io uso di solito, cioè l'adattatore cavalletto. Qua c'è Frankie. Frankie! Ehi, vuole dormire? E poi niente, adesso vi faccio vedere altre due cose. Questi sono ancora intatti, che li uso come riserva nel caso che perdo qualcosa. E poi adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Ho portato con me anche quest'altra basetta wireless, perché il mio padre, adesso che ha il mio iPhone 8, anche lui può ricaricare con la ricarica wireless. Quindi, se dovesse usare lui l'altra basetta, io comunque ho questa e non sto ad impazzire più di tanto per cercare un'altra basetta. La uso molto poco perché di solito uso questa qua, però va bene. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!